Poco sonno nella prima infanzia può causare problemi comportamentali. Così come gli adulti, anche i bambini hanno bisogno di acquisire sane abitudini, come dormire a sufficienza per recuperare le energie. Poco sonno nella prima infanzia, infatti, sembra causare problemi comportamentali, oltre ad avere altre conseguenze poco salutari. Se i nostri piccoli non riposano abbastanza, avranno difficoltà ad assimilare le informazioni in modo adeguato, a controllare le proprie emozioni durante la crescita e potranno, addirittura, presentare deficit di attenzione. Aggiungere a tali conclusioni sono stati diversi studi condotti da un'equipe di ricercatori del Massachusetts General Hospital for Children, Stati Uniti. I risultati sono stati pubblicati di recente sulla rivista Academic Pediatrics. Quante sono le ore di sonno necessarie a un bambino per poter riposare bene? I bambini dai 3 ai 5 anni devono riposare tra le 10 e le 13 ore, incluso il sonnellino, secondo un rapporto elaborato dalla AASM, American Academy of Sleep Medicine. L'importanza del sonnellino per il riposo dei bambini. I bambini durante la prima infanzia sono molto attivi e dinamici, dunque hanno bisogno di fare un sonnellino di almeno un'ora al giorno. Anche se non si addormentano, sarà comunque una buona occasione per riposare, rilassarsi e tranquillizzarsi dopo le attività mattutine. Consigli per il buon riposo dei bambini. È opportuno stabilire l'ora in cui bisogna andare a dormire. Una volta fissato l'orario, avviseremo i bambini mezz'ora prima, in modo che inizino a prepararsi. 10 minuti prima, gli ricorderemo che è ora di andare a letto. Non bisogna eccedere con cibi o bevande prima che il bambino vada a letto. Il letto serve per dormire, non per giocare né guardare la televisione. Abituiamo i bambini a coricarsi per riposare e rilassarsi. Consentiamo loro di indossare il pigiama che preferiscono e di scegliere il peluche che dormirà con loro. Questo li aiuterà quando non avranno molta voglia di andare a letto. Nella loro camera possiamo creare un ambiente favorevole al riposo, musica rilassante, luce tenue, tono di voce basso e niente apparecchi elettronici. I benefici del buon sonno per i bambini. Poco sonno nella prima infanzia può essere molto nocivo. Riposare in modo adeguato e dormire bene, infatti, è fondamentale per la salute fisica e mentale dei bambini, soprattutto in età prescolare. Durante il sonno il cervello e il corpo riposano, in modo da recuperare le energie ed essere più freschi e attivi il giorno dopo. I bambini che dormono di più avranno i riflessi più pronti, sapranno gestire meglio le emozioni e renderanno meglio a scuola. Durante la giornata, poi, saranno meno irritabili e meno assonnati. Poco sonno nella prima infanzia, apparecchi elettronici, un problema. Uno dei motivi principali del poco sonno nella prima infanzia è senz'altro la mancanza di un orario fisso per andare a dormire. A riguardo hanno un effetto negativo gli apparecchi elettronici, fonte di grande distrazione, troppo spesso presenti nelle camerette dei bambini. Questi ultimi, quindi, possono impiegare delle ore che andrebbero dedicate al riposo per vedere la televisione, giocare ai videogiochi o parlare con gli amici sui social network. Nonostante le conseguenze dalla mancanza di un buon riposo siano molto gravi, prevenire il problema è semplice. Basta introdurre qualche piccolo cambiamento nella loro routine quotidiana, con i quali i nostri figli potranno guadagnare mezz'ora o più di riposo, sufficiente per ottenere ripercussioni positive sulla salute. Poco sonno nella prima infanzia e deficit di attenzione. Le conseguenze del poco sonno nella prima infanzia possono andare ben oltre un basso rendimento scolastico o problemi comportamentali. I bambini possono sviluppare il cosiddetto disturbo da deficit di attenzione, iperattività, ADA, che provoca in loro uno stato di eccitamento e di agitazione smisurati durante la giornata.
Gli esperti in materia assicurano che tali alterazioni del sonno possono essere risolte, consentendo anche un miglioramento dei problemi comportamentali a esse legati.